Il primo discorso di Giorgia Meloni, il Premier, all'ONU. Abbiamo chiesto quali possano essere le reazioni a questo discorso alla politica qui nei palazzi. Abbiamo intercettato ai nostri microfoni Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia, così come Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia. Con l'occasione è stato fatto anche un po' il punto su quella che è la visione dei rispettivi partiti sul dossier migranti, un dossier scottante che appunto è stato oggetto di discorso proprio del Premier Meloni ieri all'ONU. Poi però c'è anche l'altra posizione in vista di quelle che sono le prossime elezioni europee. Ovviamente Forza Italia è più europeista, appartiene alla PPE, e dall'altra parte invece c'è la Lega di Salvini, che domenica scorsa, sicuramente lo ricorderete, sul palco ha accolto Marine Le Pen. Sentiamo le voci. Le parole di Giorgia Meloni sono un punto di orgoglio non solo per l'Italia, ma sono un punto di riferimento per tutto il mondo occidentale. Sono state parole importanti dal leader dei paesi che credono nella libertà, nella democrazia, nella solidarietà vera e non in quella raccontata. Parole anche rivolte al futuro, con l'attenzione anche a quelle che sono le nuove frontiere, con l'intelligenza artificiale, il aver centrato anche il tema della gestione dei flussi migratori come emergenza mondiale. Diciamo parole molto importanti che dimostrano che l'Italia finalmente ha a capo del proprio governo un leader mondiale. Resta il tema interno, soprattutto nei confronti dei governatori delle regioni, che non tutti ovviamente vogliono i CPR, Gianni su tutti, ma non solo, lo stesso Bonaccini. Piantedosi spingerà in questa direzione anche sul dialogo, ma alla fine forse per voi devono essere fatti. Senza dubbio, se vogliamo far funzionare le cose, se vogliamo gestire il fenomeno dell'immigrazione e non subirlo, è necessario controllare le partenze, come abbiamo sempre detto, quindi bloccare le partenze in mano agli scafisti, evitare che siano gli scafisti a scegliere chi può venire e chi non può venire. È necessario far rispettare le regole in Italia e per agevolare anche chi viene regolarmente in Italia, per dare possibilità concrete a chi viene secondo i flussi regolari in Italia di potersi inserire, di poter essere accolto e poter trovare il giusto futuro in Italia, è necessario anche però combattere la clandestinità e quindi riaccompagnare nei paesi d'origine le persone che non sono entrate legalmente. La distinzione tra chi prova a fare il furbo e chi invece rispetta le regole è fondamentale per poter gestire il fenomeno migratorio. No, il Premier Meloni ha portato autorevolezza, la posizione dell'Italia a testa alta, senza nascondere, diciamo, i problemi che ha l'Italia, che sono problemi comuni a tanti altri paesi e che si risolvono solo attraverso una strategia comune, tutti insieme. Contestualmente c'è la conferenza Stato-Regioni. Il problema in questo momento sembrerebbe essere quello della costruzione di altri CPR. Ci sono sicuramente dei governatori che non vogliono vengano costruiti altri nelle loro regioni. Io ho fatto il sindaco e so benissimo cosa succede in questi casi, quando ti chiamano la notte perché arrivano decine o centinaia di migranti e bisogna in fretta e furia insieme alle prefetture sistemarli. Sono assolutamente posizioni ragionevoli che vanno ascoltate e dobbiamo trovare insieme una sintesi, però dobbiamo passare da una logica di affrontare queste tematiche sempre per emergenza, rincorrendo di ora in ora, di giorno in giorno le situazioni, oppure provare, come stiamo facendo al governo, soluzioni, diciamo, strutturali. E quella dei centri da ampliare è una soluzione che, piaccia o no, prende atto di una realtà oggettiva che deve essere in questo modo affrontata. Parallelamente continuare con gli accordi bilaterali e con lo sforzo con le comunità internazionali per fermare gli sbarchi. La Polonia e l'Ungheria vanno contro le parole della von der Leyen, c'è un problema anche a livello europeo, quindi possiamo dire. Guardi, io sono di Forza Italia e crediamo nella famiglia del Partito Popolare Europeo, quindi le nostre posizioni sono diverse da quelle della Polonia in questo caso, di Orban o altre volte della Le Pen, anche se devo dire il ministro degli interni di Macron non mi sembra molto diverso dalle posizioni della Le Pen, perché poi quando ci sono da affrontare nel concreto e nell'emergenza queste situazioni mi sembra che tutti guardino al proprio interesse, qualcuno dice all'opinione pubblica, sta di fatto che tutti hanno un approccio che tutela il proprio interesse nazionale.
noi come Partito Popolare Europeo ci sforziamo, non da oggi ma da anni, a dire che solo però attraverso una solidarietà nazionale e non attraverso una somma di egoismi, ma attraverso un approccio politico ampio, queste situazioni si risolvono per tutti.